Vi devo dire la verità, questa zuppa serale oggi mi viene veramente dal cuore, anche se questa sera ne parlerò a Quarta Repubblica, ma come sapete nella zuppa io parlo in maniera un po' più libera, un po' più senza vincoli di quanto io faccio in televisione, però mi viene veramente il voltastomaco. Vi dico perché mi viene il voltastomaco, perché ero sicuro già questa mattina, ma la giornata è stata un crescendo. Quelle foto degli italiani che ieri sono andati a Milano, a Torino, a Brescia, a Roma, a Napoli, a Bari, non lo so, che sono andati in giro a fare shopping. C'è stato una specie di coro unanime del giornalista unico del virus, disgustato, indignato, programmi televisivi in cui si fanno vedere le file nelle piazze e dall'altra parte si fanno vedere i ricoverati negli ospedali. Quindi l'associazione è: andate in piazza, vi ricoverano, siete dei delinquenti, siete degli incoscienti. Quell'importante giornalista del Corriere della Sera che ha scritto questo tweet, ovviamente su questi tweet nessuno ne discute, adesso ve lo voglio leggere perché mi ha fatto veramente pensare. Il tweet è il seguente del giornalista del Corriere della Sera: le immagini di ieri sono sconcertanti, folle di italiani tutti ammassati per spendere quei 3 spiccioli che ci restano. Chiudere subito i recinti! Recinti non è un termine scelto a caso. Ecco, questo spiega il grande giornalista del Corriere della Sera e il giornalista unico. E i giornalisti che fanno le cronache della televisione, tra l'altro, sono pazzeschi perché vedete questo schermo che ho io? La televisione ha adottato un nuovo spot, quindi c'è il giornalista unico del virus che dice: consumismo, tutti che escono dai recinti, incoscienti. Nel frattempo, in questa parte bassa e in questa parte laterale, c'è come una L, sapete cos'è? La pubblicità. Quindi il giornalista unico del virus, mentre guadagna i soldi dall'ultimo profumo, dall'automobile, dal prodotto alimentare della minchia, perché fa i soldi con quello, perché le televisioni commerciali ovviamente vivono di quello, beh, nel frattempo dice che siete degli stronzi che fate i consumisti. In questa gigantesca bolla di ipocrisia non c'è uno che ricorda come in realtà il problema non è la gente che esce di casa, perché è legittimo uscire di casa. Ci avete detto che dobbiamo mettere la mascherina? Mettiamo la mascherina. Avete detto che ci sono dei protocolli da rispettare? Mettiamo i protocolli che dobbiamo rispettare. Ci avete detto che non possiamo uscire dal comune? Non usciamo dal comune. Ci avete messo il coprifuoco? Non rispettiamo il coprifuoco e non dobbiamo neanche uscire da casa. E poi chi è che stabilisce che non deve uscire di casa? Perché il giornalista unico del virus sta a casa con la sua Amazon, a cui io non voglio male, ma semplicemente è un modello di business, che vuol dire che esattamente tutte le città italiane verranno rase al suolo dai negozi di prossimità. Allora, il giornalista unico del virus che ce l'ha con i ragazzi, con gli adulti, con i vecchi, con i giovani, con i bambini che escono, installata la sua scrivania, che dice che sono leoni da tastiera quelli che insultano gli altri. Loro sono leoni di tastiera che sono scollegati dalla realtà, perché il loro cazzo di stipendio alla fine del mese, a me, a loro, arriva sempre. Ma tutto il mondo delle partite IVA, tutto il mondo dei commercianti, tutto il mondo degli artigiani, tutte le casse integrazioni, tutti i dipendenti che stanno in aziende private e che lavorano di meno, dove li mettiamo fra un mese, fra 2 mesi, fra 3 mesi? Questi giornalisti unici del virus che sanno pontificare e ti dicono che non devono uscire gli italiani dai recinti. E poi, ancora, possibile che non vi rendete conto che stiamo abdicando alle nostre libertà passo per passo? Possibile che non ce ne rendiamo conto di questo? Ovviamente qua c'è sempre la critica, molti di voi mi criticano, mi dicono: e i morti, e i feriti, e i danneggiati. Allora io mi chiedo, quando uno Stato pretende da me una specie di sorta di gigantesco moralismo per cui io posso uscire di casa legalmente, ma non devo fare perché devo essere moralmente, eticamente responsabile per non uscire di casa, posto che io rispetto tutte le leggi uscendo di casa. Allora, quello stesso Stato che mi chiede a me di non uscire da casa è lo Stato che nel frattempo mi ha messo in sicurezza per quello che lui deve fare. Vi faccio un esempio: i trasporti pubblici, che lui deve fare, ad esempio l'organizzazione della sanità, ad esempio gli ospedali, ad esempio le assunzioni dei medici, ad esempio fondi per poter fare terapie intensive, ad esempio le file per i tamponi, ad esempio adottare tamponi veloci. Alcuni sì, altri no. Ma finché un governatore, un presidente, un sindaco, un ministro non ha la sua coscienza pulita nell'aver fatto tutto che ha di quello di cui dispone in suo possesso per poter migliorare la cosa, io non accetto
letto questo fango gettato sulla gente che viaggia per strada. Per... Sì, c'ha tre spiccioli, caro direttore, caro giornalista del Corriere della Sera, ma i tre spiccioli, sai da che cosa deriva? Dal fatto che li abbiamo chiusi a casa per 6 mesi e nel frattempo con i loro spiccioli, che non sono tre, pagati nelle tasse, il governo non ha saputo fare assolutamente una minchia per mettere in sicurezza la loro vita, per mettere in sicurezza i trasporti pubblici, per mettere in sicurezza le scuole. Questo è un paese in cui una bambina di 14 anni, di 13 anni, ha tra Bari, Napoli, Milano e Torino un modo diverso di andare a scuola. Diverso, e sapete perché? Non per il federalismo, perché ogni governatore, ogni politico locale ha il suo atteggiamento nei confronti del virus, diverso, più aperturista, meno aperturista. Ecco, questo è il sistema in cui viviamo e non è possibile. Prima erano i runner, poi erano quelli che portavano giù il cane, poi erano i vecchietti che volevano uscire a fare la spesa, poi sono stati gli studenti che andavano ad agosto a divertirsi, non a uccidere nessuno fino al 15 agosto. Qualcuno in Sardegna in effetti faceva delle porcate, ma non erano i ragazzi che andavano in discoteca. Nel frattempo le scuole le hanno riaperte, ci sono stati contagi e adesso il problema, sapete chi è? Gli studenti non si toccano, io sono d'accordo con loro, non tocchiamo gli studenti, per fortuna che c'è una specie di bolla di immunità per gli studenti, che ovviamente è totalmente falso, perché gli studenti per andare a scuola ovviamente si vedono, usano i mezzi pubblici e fanno tante altre cose. Ma il punto fondamentale è che in questa dittatura del virus mediatica, io non penso che siamo in dittatura sanitaria, noi siamo in dittatura mediatica, per cui oggi quella foto della gente che va nelle piazze finalmente a Milano dopo 2 settimane, 23 giorni che sono chiusi a casa, vengono considerati dei criminali, così come chi portava il cane o il runner pochi mesi fa. Questo non è uno Stato di diritto, questo è uno Stato orwelliano. E fra 6 mesi, altro che patrimoniale, dovremo inventarci come coprire i buchi di questa scelta scellerata che ci costerà un mucchio di quattrini. I dipendenti hanno la loro pubblici, hanno la loro, pagnotta. I dipendenti privati, qualcuno sì, qualcun altro no. Quelli che avete visto e che stiamo criminalizzando perché hanno i negozi aperti, non pensiamo dei ristoratori, non pensiamo dei baristi, non pensiamo degli eventi, non pensiamo degli NCC, non pensiamo di ambulanti, non pensiamo di quelli che vivono di piccoli commerci. Quelli sono paria, i paria della dittatura unica del virus, che è una dittatura puramente mediatica, quella di uccidere chi si comporta fuori dalla regola che è stata stabilita dal nostro straordinario Rocco Casalino.